Buongiorno a tutti, scusate per la voce ma sono reduce da una brutta influenza e quindi purtroppo cercherò di parlare poco per non essere fastidiosa. Benvenuti a questa nostra giornata di approfondimento e confronto sugli aspetti tecnici, le problematiche e le prospettive del processo civile e penale telematico. Ringrazio il consigliere Andrea Corrado che ci porterà i saluti del presidente Vaccaro oggi impegnato a Roma presso l'OCF. E ovviamente tutti i relatori presenti, l'avvocato Elisabetta Mendola, l'avvocato Anton Luca Crovetta, Crovetto, presidente dell'Associazione Genovese degli Amministratori di Sostegno, l'avvocato Andrea Corrado, consigliere del nostro ordine, l'avvocato Daniele Minotti, responsabile della Commissione per l'informatizzazione del processo penale, l'Unione delle Camere Penali Italiane, che hanno accolto con favore il nostro invito a confrontarsi sulla delicata questione dell'informatizzazione del mondo giustizia, sia in relazione a quanto già è stato fatto e da quanto e come ha conseguentemente rivoluzionato la nostra quotidiana vita professionale, soprattutto di noi civilisti per il momento, e sia per quanto ancora potrà o dovrà essere fatto per portare a compimento questa trasformazione in tutti i diversi settori del diritto, una tematica che spesso ha creato e potrà ancora creare degli accesi confronti, sia per il necessario fisiologico contemperamento dei diritti di giustizia e di diritto con gli aspetti tecnico-pratici che non sono assolutamente marginali. Lascio quindi la parola all'avvocato Corrado per i saluti del COA al nostro convegno. Grazie Cristina, io vesto adesso le vesti del delegato dal Presidente, il quale per poi dismetterle e vestire quelle del relatore, quindi sono in questa duplice, ho questo duplice compito. Il Presidente si scusa, è impegnato all'OCF a Roma, non ha potuto quindi presenziare per portare i saluti, ha chiesto di farlo a me. In primo luogo però vorrei segnalarvi questo gesto concreto e visibile che è qui a fianco a me, che è definito il posto occupato, cioè lo saprete già perché in ogni convegno del Consiglio ci sarà e c'è stato dal 25 novembre ad oggi un posto occupato con questo manifesto e questo è un segnale contro la violenza delle donne. Il 25 novembre è il giorno dedicato alla lotta contro la violenza delle donne, ma il posto occupato durante tutto il percorso, durante tutti i 365 giorni dell'anno, vogliono segnalare la rilevanza del problema e l'intenzione del Consiglio di farsene carico assieme poi a tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa. Ricordare quindi il fatto che prima che tutte le donne che purtroppo frequentissimamente in cronaca vediamo subiscono violenze e a volte anche definitive, ricordarci che prima di quei momenti tragici erano accanto a noi, qui nei convegni, sugli autobus, nella vita quotidiana. Detto questo, volevo solo ringraziare Agifor per l'iniziativa che ha assunto oggi. Io penso che voi sappiate, e adesso parlo anche come responsabile della Commissione informatica del Consiglio, voi sappiate che il Consiglio è particolarmente attento a quelle che sono le esigenze dei colleghi in materia informatica e anche i problemi che i colleghi hanno affrontato e, ahimè, credo continuino ad affrontare in questo percorso verso l'informatizzazione completa del processo civile, semmai la vedremo. A suo tempo, negli anni scorsi, aveva organizzato dei corsi pratici proprio per andare incontro alle difficoltà concrete che i colleghi incontravano e l'intenzione rimane quella di proseguire su questa strada. Ovviamente in tutte le materie, ma forse quella informatica è quella che fa passi un po' più veloci di altre, la collaborazione delle associazioni per il Consiglio nella formazione è essenziale. Direi quindi che possiamo entrare subito nel merito e rinnovo i ringraziamenti ad Agilfor e a Cristina, sua Presidente. Grazie. Ringrazio l'avvocato Corrado per la sua introduzione e per aver portato l'attenzione dei presenti sulla lodevole campagna posto occupato che è stata abbracciata dal Consiglio dell'Ordine
ed è sempre stata portata avanti e tenuta in massima considerazione, iniziativa che verrà sicuramente condivisa e promossa dalla nostra associazione sia a livello locale che a livello nazionale.